Fabio, ci voleva la continuazione per il tuo primo libro? Ci voleva? È qua, guarda. La prendiamo, Scrivilo in cielo. È un libro un po' diverso, perché il primo libro, che era Gli angeli non vanno mai in fuori gioco, era più un racconto di storie che diciamo un romanzo. Questo è un po' più romanzo, la storia dell'Alessandria che arriva miracolosamente in Serie A. Poi però il presidente che l'ha portata in Serie A, che è uno dei protagonisti del primo libro, il sindaco, ha un incidente d'auto, va in coma, e quindi la figlia, che è un'altra protagonista del primo libro, Nadia, che però è cresciuta, sono passati 15 anni, prende in mano la squadra e prova a salvarla senza una lira, cioè facendo una squadra a chilometri zero praticamente. Potevi scegliere 50.000 squadre e hai scelto Alessandria, perché? Perché è la città di mia moglie, perché ho tanti amici ad Alessandria, mi ha accolto un po' come città di adozione, la conosco bene, ho visto i campetti di periferia ad Alessandria, ho girato, e quindi so, conosco l'ambiente, diciamo, conosco lo stadio, conosco la zona. È più, comunque più che un, diciamo, un luogo geografico, un topos letterario l'Alessandria, diciamo, un'idea di calcio. Nel calcio attuale quanto manca una maglia come quella dell'Alessandria, grigia, come quella del Legnano, lilla, come quella della Spalla, righine bianco-blu? Mancano, queste maglie sono, devo dire che le maglie sono sempre più inguardabili, per prima cosa. E poi mancano le squadre di questa tradizione, ci sono altri bacini che si sono fatti strada. Nel libro tra l'altro spareggia con il Latina, l'Alessandria, che è una cosa che capita al Latina per i playoff. Manca un po' il sapore del calcio di provincia sicuramente, però in Italia è rimasto più che in altre zone, in Germania anche c'è molto. Quanto è importante invece per i ragazzi leggere? Ecco, questa sarebbe una cosa importante, perché io dico sempre anche ai miei ragazzi, cioè quelli di Sky Sport 24, leggere è fondamentale per aiutarti ad aprire il mondo. Va bene internet, va benissimo Twitter, però andare oltre 140 caratteri apre un po' di più la testa. Siamo vicini ai mondiali, cioè il tuo famoso Cannavaro è rimasto nella storia, un po' come Cova di Paolo Rosi. Quest'anno abbiamo un quadrisillabo un po' particolare, che è Balotelli. Pensi che potrai urlarlo questo nome? Sì, più Mario utilizzerò, credo, un po' più conviviale che Balotelli forse. Però io credo che ci siano comunque delle personalità in questa nazionale che possono veramente dare molto. Ne cito due, De Rossi, che è arrivato alla maturità giusta secondo me. E diciamo che è passato attraverso alcuni errori nella sua carriera che non ripeterà a questo mondiale, e Cassano, perché se uno nasce con quello spirito divino calcistico dentro, prima o poi quello spirito divino un miracolo lo deve fare. Allora, concludiamo allora con questo libro, concludiamo ricordandogli i grandi mondiali su Sky, che saremo in onda 24 ore su 24 con Sky Sport 24 e poi con Sky Sport 1, e se poi vi avanza un po' di tempo vi leggete due pagine di Scrivilo in cielo. Perfetto. Grazie.